c'è voglia da parte soprattutto della ricca compagine associativa e di enti della città, sono ben 14 quelli che danno vita a questi 23 appuntamenti dal 19 febbraio all'8 marzo. Davvero la città della musica nel nome di Rossini e attraverso le note di Rossini, ma anche lo spunto creativo che Rossini dà, organizza davvero una kermesse incredibile. E sono tantissimi gli appuntamenti che vanno da una colazione speciale a casa Rossini, a Rossini in forma di tango, un bellissimo appuntamento quello che il Conservatorio Rossini dedicherà il giorno proprio del non compleanno, perché il nostro Rossini è nato il 29 febbraio, quindi possiamo celebrarlo solo ogni 4 anni e festeggiamo invece il non compleanno. Davvero tantissime occasioni per conoscere Rossini, riconoscerlo e capire quanto sia inesauribile la sua eredità davvero da tutti i punti di vista. Non sarà agibile il Teatro Rossini per questo importante appuntamento, quali saranno invece i luoghi che ospiteranno questo appuntamento ormai diventato tradizione? Ma tutti gli altri luoghi saranno protagonisti, dalla Chiesa dell'Annunziata al Teatro Sperimentale, che sta avendo successi incredibili pubblico sia con la musica che con la prosa, quindi abbiamo visto che funziona molto anche in questa direzione, i musei della città, in particolar modo Casa Rossini, Museo Rossini, dedicati a Rossini alla musica ma anche alla sonosfera, addirittura con l'apertura gratuita dei musei rossiniani per il 28 di febbraio, diciamo compleanno non compleanno di Rossini, ma in realtà anche tutte le istituzioni musicali, culturali pesaresi, non solo, nella dimensione proprio della città orchestra che abbiamo raccontato per la Capitale della Cultura, che concorrono a un programma probabilmente senza pari. Il compleanno di Rossini ha avuto diversi momenti importanti, diciamo ancora più partecipati nel 2018 per il 150esimo, nel 2022 in quanto anno bisestile, ma diciamo una ricchezza come nel 2020 come anno bisestile, ma una ricchezza di programma come quest'anno, con anche il cameo di Elio delle Storie Tese, con, grazie a un progetto del Conservatorio di direttore Fabio Masini, dà la misura di un compleanno che si prepara ad essere quello che a quel punto sarà tondo e bisestile del 2024 e sarà chiaramente uno degli eventi ad avvio ad anno a maggiore interesse e concentrazione di pubblico. Nel frattempo ci gustiamo questo non compleanno fatto di 23 eventi, fatto di 10 concerti, quindi insomma un po' per tutti i gusti, anche per tutte le età, e anche la nota golosa, insomma, di Casa Rossini, che rivivrà con una merenda, una colazione rossiniana nella mattina del 26. È davvero tanti appuntamenti e l'invito a scoprirli e a partecipare, anche perché abbiamo voluto fare sempre dei biglietti che siano sempre molto simbolici. Ci sarà anche il Conservatorio di Fermo che si unirà a quello di Pesaro per una celebrazione. Insomma, davvero è l'occasione per scoprire la bellezza in luoghi tanto belli come quelli sono della nostra città, assieme anche a progetti particolari come quello curato dalla famiglia Signoretti e Fondazione Rossini, di scoperta di un palazzo che ancora è rimasto uno scrigno inesplorato come Palazzo Perticari. Davvero ci sarà l'imbarazzo della scelta e invito soprattutto quelli che magari ancora non hanno capito quanto può essere divertente e interessante Rossini a scoprirlo in questa circostanza.